Piaceva a tutti perché piaceva ai cinefili che amavano il cinema d'autore, con cui lui ha esordito e ha segnato l'esordio della Nouvelle Vague con i film di Godard, eccetera, ma piaceva anche al pubblico, al grande pubblico. Film di intrattenimento, divertentissimo, senza, fuori dagli schemi e passando da un ruolo all'altro con estrema facilità e con la stessa professionalità, lo stesso entusiasmo. E la Mostra del Cinema oggi ricorda un altro grande artista, Ezio Bozzo, con un documentario, Le cose che restano di Giorgio Verdelli, ce ne parla Giovanni Battista Tomasini. Ci sono persone per le quali la musica è un linguaggio spontaneo, alle quali il mondo parla attraverso le note. Ezio Bozzo era indubbiamente una di queste. Con un racconto corale che mette insieme le sue parole, quelle dei familiari e delle persone che con lui hanno collaborato, Giorgio Verdelli ripercorre la storia di questo musicista speciale, dai quartieri popolari di Torino sino ai palcoscenici e alle sale di registrazioni più prestigiose del mondo. Ne emerge il ritratto di un uomo, oltre che di un artista, fuori dall'ordinario. Lui non aveva problemi a mettersi in gioco e aveva anche un grande senso dell'ironia, una grande autoironia. Ezio, sei a Sanremo, è la tua arte che ti ha portato qui. Ezio, dirigendo, sembrava volare. Aveva una luce che credo che sia quello che sia arrivato al pubblico. Aveva una luce perché aveva una luce interiore. E io spero di essere riuscito a riprendere questa luce, no? A trasportarla in video. Ricordo a memoria tutto quello che ho suonato nella vita. Io vivo per la musica. E trovo...